Cari amiche e cari amici, immaginate di avere tantissima fame, ma proprio tanta, tanta, e vi danno un panino che sapete sicuramente che è un ottimo pane, però ha una forma strana, tutta contorta, storta, ma sapete che è ottimo come qualità di pane. E dentro lo stesso c'è del formaggio. E anche questo formaggio in apparenza è strano, ma voi avete la certezza della bontà di quel formaggio. Cosa fareste? Come vi comportereste? Sicuramente mangereste il panino, non stareste lì a guardare alla forma. È così un po' questo video. Questo è un video importantissimo. Perché è un video che può aprire gli occhi, però non mi va di analizzarlo. Lo lascio fare a voi, vi do semplicemente degli stimoli. È molto facile ricostruire il puzzle alla fine. Non voglio fare analisi perché di YouTube veramente non ne posso più. Mi ha bloccato gli iscritti, non mi fa crescere, cose che chi segue il mio canale sa perfettamente. Ho avuto anche rogne, chi segue il Decimo d'Oro sa che ho avuto anche al di fuori di YouTube minacce, storiacce, non mi va neanche di ripeterle. E quindi seguite semplicemente questi stimoli. È un video in grado di aprire gli occhi, anche se come il panino del mio esempio iniziale, è un video tecnicamente fatto male, con una webcam messa lì, un vecchio che inquadra metà volto. Ma attenzione al contenuto. Cominciamo con un'intervista a Francesca Benevento. È una parte di questa intervista che è recentissima, febbraio 2021. Voi direte chi è Francesca Benevento? È una grillina delle prime armi, adesso passata al gruppo misto. Ascoltiamo insieme cosa dice. Di Beppe Grillo l'ho conosciuto una scena che segue al Circo Massimo, all'Italia 5 Stelle, in cui io facevo parte, ero volontaria nel gruppo Ambiente, e, quindi semplicemente così. Comunque, niente, Beppe Grillo disse in un comizio, io e Casaleggio. Quando ci è stato detto a me e a Casaleggio di creare un partito, e là si è tradito. Sapeva dall'inizio di creare un partito e all'inizio Casaleggio non appariva, non so se ricordate. Sapevano già tutto, sapevano già tutto, ma continuiamo ad ascoltare. Ex Grillina, adesso passata al gruppo misto. È chiaro che sono stati finanziati da Soros e da Rothschild, quindi, e sono proprio gli stessi che hanno formato il PD, quindi diciamo che partono dagli stessi padri padroni, i Ma hai Rothschild. le prove, cioè, cioè di quello che dici, sei sicura che c'è Sì, qualche... sono stati finanziati da Sasson, da loro. Sasson, già. Sasson risulta tra la Casaleggio associati e quindi tra colui che ha creato il Movimento 5 Stelle, questo movimento da nausea. E quindi ecco Sasson. Casaleggio, legato alla massoneria, Gaia, ricordate il suo cortometraggio? E quindi eccolo lì, il comico che serve ad attirare le persone e a far rientrare le proteste che in quel periodo stavano nascendo un po' qua e là in tutta Italia. E dietro al comico, Casaleggio, legato a Sasson. Adesso ascoltate questo video. È un'intervista alla Rai di Tremonti. Io non sono riuscito, ho fatto molte ricerche, non sono riuscito a capire esattamente in che programma stava, ma colui che l'ha postato, si chiama Dr. Legis, lo ha postato in data 13 aprile 2014. Attenzione alla data, postato
il 13 aprile 2014, quindi questa intervista risale a quel periodo o prima ancora del 2014. Ascoltate cosa dice Tremonti. Come cambia la vita e lo Stato. Gli stati-nazione stanno finendo, i confini non tengono più, tutto si muove fuori dai confini. La prima repubblica internazionale è la repubblica del denaro. La massa finanziaria domina e sovrasta gli stati, che dice come deve votare, fa cadere i governi. Poi è solo all'avanguardia, arriveranno le repubbliche digitali, che stanno già facendo le loro strade. Eh già. Tutto sulla rete, la loro moneta, il Bitcoin, i loro codici di comportamento, le nuove agorà del consumo, sono entità non solo tecniche, non solo economiche, saranno entità politiche. Il potere verrà nelle nuove repubbliche digitali. Sì. Cambieranno anche la nostra vita, cambieranno soprattutto come siamo fatti. Cambieranno il modo di pensare, di parlare. Ha presente i messaggini? La funzione fa l'organo, o l'organo fa la funzione. Già. Ci metteranno dentro dei pezzi nel nostro corpo. Sta aprendosi un mondo che non abbiamo ancora visto. Sarà un mondo che vedrà lui in noi, ma cambierà tutto. Già. E Tremonti, quindi, dal 2014 sa già che la moneta corrente sarebbe stata ritirata, cambiata con la moneta virtuale. Lo stanno realizzando adesso. Certo, voi mi potrete dire, vabbè, questa cosa è da tantissimo che si sa che prima o poi sarebbe accaduta. Ma avete sentito cosa ha detto Tremonti? Il nuovo capitalismo sarà su base digitale. I governi dovranno solo ubbidire e metteranno dei pezzi dentro al nostro corpo. Grillo sapeva, Casaleggio sapeva, Tremonti sapeva. Facciamo un altro balzo indietro. Zeitgeist, un film che si trova da sempre su YouTube. Ascoltate attentamente. Che cos'è questo Zeitgeist? È un film no profit del 2007, attenzione alle date, 2007. E su Wikipedia c'è scritto che basate sulle teorie del complotto, eh già, perché chi parlava di ordine mondiale, di nuovo ordine mondiale, era considerato un complottista. Quante volte mi sono sentito dire sei un complottista? E ancora adesso, quante volte mi sento dire sei un complottista? Un complottista. Il regista e il produttore è Peter Joseph. Ascoltate il finale di questo film, è un film che io vidi con molta attenzione, che contiene verità miste a menzogne, contiene anche molte inesattezze, chissà perché, ma quello che ci interessa è il finale, che adesso ascolteremo insieme. Non mi importerebbe avere qualcosa di permanente impiantato nel mio braccio che mi possa identificare. In conclusione, tutti saranno intrappolati in una rete di sorveglianza dove ogni singola azione è documentata e se uscite dalle righe, possono spegnere il vostro chip. Quando questo accadrà, ogni singolo aspetto della società ruoterà attorno alle interazioni con questo chip. Questa è l'immagine del futuro che si prospetta se aprite gli occhi e cercate di vedere. Un'unica economia mondiale centralizzata, dove i movimenti e le transazioni di ciascuno saranno registrate e monitorate, sottraendo tutti i diritti. L'aspetto più incredibile di tutti? Questi elementi totalitari non saranno imposti con la forza alla gente, ma sarà la gente stessa a domandarli. Eh già, nel 2007 non c'è bisogno di imporli con la forza, sarà la stessa gente a domandarli, gli stessi uomini e le stesse donne mascherate che imploreranno, eh? Che imploreranno. Sapete che cosa? Non lo posso nominare, no? Ovvio.
La manipolazione sociale indotta dalla generazione della paura e della divisione ha completamente distaccato le persone dalla loro idea di potere e di realtà. Un processo che è andato avanti per secoli, se non per millenni. Un'altra forma di identificazione separatista e arbitraria. Tutto questo è servito a creare una popolazione controllata, del tutto malleabile nelle mani di poche persone. Dividi e conquista è il motto. E sino a quando le persone continueranno a vedersi come separate da tutto ciò che sta loro attorno, sarà semplice ridurle ad una completa schiavitù. Mantenete le distanze. Mantenere le distanze. Un metro e mezzo. Siate ben separati, cari miei schiavi mascherati. Gli uomini dietro le quinte lo sanno. E sanno anche che quando le persone riusciranno a comprendere la verità sulla propria relazione con la natura e la verità circa il loro potere individuale, l'intero zeitgeist che hanno costruito, dietro il quale loro prosperano, crollerà come un castello di carte. Eh già, cos'è lo zeitgeist? È la visione dell'esistenza. Cari amiche e cari amici, chi non vuol vedere continuerà a non vedere. Come chi non vuol capire che contribuire al decimo toro è importante. Io non per mia cattiva volontà, ma per motivi personali, se non date un piccolo contributo sarò costretto a non postare quotidianamente come sto facendo adesso, ma a postare saltuariamente. Credo che sia importante per tutti mantenere in vita un canale come il decimo toro, nonostante tutte le persecuzioni continue. E nonostante tutto quello che mi ha fatto passare YouTube e altri. E, cari amiche e cari amici, vi avevo detto che era un video importante, che non avrei fatto analisi, basta guardare e ascoltare bene per trarre voi le giuste conclusioni. Buon resettaggio a tutti.